orecchio ai nostri microfoni, Galacticos approdano ai quarti di finale della Serie B, manifestazione che gioco forza vedrà i rossoneri competere contro Luana Fiori. Sarà una bella partita quella di inizio prossima settimana. Giuseppe, allora complimenti perché il risultato vi premia, premia te in qualità di uomo CDM, tu che hai pareggiato i conti, l'1-1, e poi dalla difesa spesso e volentieri si fa vedere con questi tiri, alcuni un po' alle stelle, e nel caso dell'1-1 finalmente un gol. Tieni la palla migliore in campo. L'importante è che abbiamo pareggiato la partita perché stavamo soffrendo tantissimo. Penso che forse è stata la più brutta partita che abbiamo fatto da quando giriamo tutti quanti insieme. Un po' nervosa, anche un po' troppo, anche per colpa nostra, però alla fine abbiamo vinto, l'importante è questo. Ma questo Luca Spadaro, che cos'ha? L'argento vivo? Sembra morso non so da che cosa, però sembra che proprio punto perennemente, è un po' peggio di Gattuso. Ma ancora lo dobbiamo scoprire, è tutto da scoprire. Purtroppo abbiamo questo e ci siamo noi. Non... Bastardi, ci sono un po'. Giuseppe, Peppe Russo, gol importanti, doppietta e anche gol facili, sprecati. Oggi Peppe... diciamo che giocava quasi anche lui sul velluto. Anche lui ha giocato molto nervoso, quindi ha sbagliato tanti palloni. Come al solito ci va a prendere tanti contropiedi, però alla fine ha fatto due gol. Sono serviti per vincere la partita. Peppe, la striscia utile di risultati va avanti, così come la Magic Stars che vi aveva battuto. Proprio da lì voi siete ripartiti, Magic Stars che va in semifinale di B, voi che andate ai quarti. Un po' queste due squadre stanno crescendo, vuol dire che il filone delle squadre di B sta andando avanti. Sì, vabbè, come ho detto l'altra volta, noi abbiamo giocato praticamente senza squadra all'inizio del campionato. Ora che abbiamo finalmente i nostri giocatori, anche Peppe Russo che è stato infortunato, è tornato. Questo famoso infortunio. Assicurazione. Quindi questi qua siamo alla fine. Va bene, allora io ringrazio Peppe Vecchio, con il quale abbiamo parlato del risultato che premia i rossoneri avanti ai quarti di Serie B, dove li aspettano Luana Fiori, Verde Oro, che sono retrocessi dalla Serie A. Sarà una bella partita. Da Francesco Casi c'è tutto, ringrazio, vi saluto dopo questo martedì 13 luglio che va in epilogo. Alla prossima!